Ma diciamo che sicuramente la prestazione, secondo me, di tutti e quattro è stata eccezionale, perché comunque Daniel nella prima parte tagliava il pallone bene, quindi loro sono stati molto bravi, i miei compagni, a aggiustare i suoi palloni che planavano. E abbiamo fatto un parziale da 3-0, 6-1, perché siamo andati 6-4 a riposo. È vero, siamo mancati tantissimo sulle cacce uniche, sui momenti determinanti, però comunque la prestazione oggi c'è stata e secondo me è stata buona, quindi c'è poco da recriminare, se non un errore mio gravissimo sul 9-4 da chiudere partita, andare 10-4, e abbiamo rischiato un po', siamo andati 10-7, chiudendo poi anche con un po' di suspense, però buona prestazione di tutti. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto, abbastanza brutto. Complice un po', loro hanno giocato un po' meglio magari, sicuramente non ho colpito da ricaccio. Il gioco in questi campi si fa tanto dall'altra parte, siamo mancati, non avevo il colpo più bello solido come all'inizio e abbiamo partito questo parziale, poi alla fine potevamo rimetterli in piedi, complice anche qualche errore loro, ci sta, però c'è sfuggita, alla fine c'è sfuggita. Sempre in seguire, sempre a testa bassa, sapevamo che era dura, forse è venuta più dura di quanto non credevamo perché piove col caldo, sono una squadra tosta, con dei grandi giocatori, però siamo riusciti a tenergli testa, anche nei momenti dove riuscivano a scappare riuscivamo a ricucire, è un bel punto questo. Sì, è proprio così come ha detto Matteo, la partita è stata dura, non siamo passati davanti fino all'otto pari, però non abbiamo mai mollato, siamo stati una squadra compatta, forse la partita migliore da questo punto di vista, perché le partite di Controtaggio e San Biagio lui era troppo in forma, invece stavolta è stata davvero una battaglia e siamo stati tutti uniti, l'abbiamo portata alla fine e questo è importante, andiamo avanti.